indifferenziato che ti si alza, il totale vai a vedere se quindi i dati avrebbero letti in modo molto più certo, dovrebbe essere un po', però dovrebbe essere più semplice. Allora, prosegue il percorso del meetup di San Benedetto nell'ottica della riduzione e riciclo dei rifiuti. Continuiamo con gli incontri con le amministrazioni sensibili a questo tema che già hanno attuato la raccolta differenziata porta a porta e hanno anche ottenuto alcuni premi che hanno riconosciuto questo loro impegno. Oggi siamo a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, e siamo con l'assessore Alessandro Di Giacinto, assessore all'ambiente. E iniziamo a porgli alcune domande riguardo questa raccolta differenziata porta a porta che è attuata nel loro comune. Innanzitutto, qual è stato il primo passo per effettuare la raccolta differenziata porta a porta? Se è stata la vostra amministrazione oppure un'amministrazione precedente che ha iniziato questo percorso? Il primo passo sì, l'ha fatto la nostra amministrazione, perché prima di noi la percentuale di raccolta differenziata a Torano era del 6%, mi sembra. Poi noi dovevamo fare una scelta, o passare al porta a porta o venire sommersi dai rifiuti e dai costi dello smaltimento cresciuti in maniera esponenziale. E quindi c'erano due vie, o passare allo stradale e fare la raccolta differenziata per strada, oppure passare al porta a porta. E nel 2005, quindi quando siamo entrati, abbiamo scelto di passare al porta a porta. Dal 10 ottobre 2005 è iniziata la raccolta porta a porta a Torano. Questo è il primo passo proprio? Il primo passo è stato fare degli incontri con tutta la cittadinanza e spiegare a loro, zona a zona, quello che si voleva fare. E poi cercare di vedere quali erano i problemi e di risolverli. Ok, prima della raccolta differenziata porta a porta, come funzionava qui la C'era raccolta? La raccolta stradale dei rifiuti. Che azienda? Con i bidoni stradali. L'azienda non mi ricordo sinceramente, però andavamo al consorzio, era il CIRSU, dove andavamo a smaltire i rifiuti. Ok, avete fatto una valutazione dei costi? Abbiamo fatto sia una valutazione dei costi che anche l'impatto ambientale è stato fondamentale, oltre ai costi. Anche perché, sì, valutando i costi, il primo anno i cittadini hanno avuto una bella riduzione contro tutti e contro tutto, una bella riduzione del 23% della bolletta della TARS. Appunto perché, sì, il servizio aumentava il costo del servizio, però diminuiva il costo dello smaltimento dei rifiuti, perché mentre prima ci andava il 94% in discarica, con il porta a porta noi riuscivamo a portare il 30%, quindi anche se era cresciuto il costo di smaltimento, diminuiva il costo totale della bolletta. Per esempio, che tipo di difficoltà l'avete incontrato? Perché sicuramente avrete incontrato qualcuno che si è opposto sia all'interno dell'amministrazione ma anche a livello della cittadinanza, non so. Ma noi abbiamo avuto una grande collaborazione da parte dei cittadini, anche se è chiaro che è stato un cambiamento forte, abbiamo cambiato le abitudini dei cittadini. Mentre prima mischiavano tutti e andavano per strada e buttavano nei cassonetti, col sistema porta a porta l'immondizia se la dovevano tenere in casa, con vari bidoncini di diverso colore, e poi con il calendario vedere il lunedì passa l'indifferenziato, il martedì il rifiuto organico, il mercoledì la plastica o la carta, per dire. Quindi sì, è stato un problema nel primo periodo cambiare la mentalità dei cittadini, però bene, tutto sommato si sono comportati benissimo. Poi il lato economico è stato fondamentale, dobbiamo dirlo. Quando hanno visto la prima riduzione della bolletta della TARS, è stato un incentivo per loro. Quindi voi avete puntato subito a ridurre la TARS? No, il primo anno non abbiamo ridotto la TARS. Noi abbiamo ridotto la TARS dopo che abbiamo visto che i risultati del porta a porta erano soddisfacenti e ci permettevano di ridurre la TARS. Cioè, se fosse stato il costo dello smaltimento, come era negli anni precedenti, la TARS si abbassava di un bel po', più del 23%. Ah, ok.
Volevo chiedere questa cosa, perché vorrei sempre puntualizzare sul fatto dei costi e dei benefici. Tu hai detto che il servizio aumenta, esatto, in maniera esponenziale, tipo il numero di impiegati è aumentato. Il numero di impiegati? No, noi abbiamo affidato il servizio è delegato all'Unione dei Comuni. Il singolo comune, e nella specie l'assessore dell'ambiente, sceglie il tipo di servizio che fare, o porta a porta o stradale. Però poi la società di raccolta la sceglie l'Unione dei Comuni. In questo caso era la Poliservice. Qualche domanda? Vabbè, no, volevo chiedere che tipo di attività avete fatto voi fra i cittadini per sensibilizzarli a iniziare a cambiare il loro stile di vita, dice, perché abbiamo fatto degli incontri. Poi sì, è stata un po' traumatica, però nel mese prima di partire con la raccolta differenziata, noi zona a zona abbiamo fatto gli incontri con i cittadini, con i ragazzi delle scuole, con i bambini, per appunto incentivarli a partire con questo sistema. Okay. Poi la decisione si doveva prendere, quindi... Avete attuato anche sistemi per disincentivare la gente che non riusciva ancora, a capire? Sinceramente ancora no. Hanno risposto tutto in maniera perfetta. Sì. Poi ogni anno noi abbiamo aggiunto dei servizi. Tipo prima era rimasto la raccolta del vetro e dei metalli con le campane stradali. Da gennaio 2008, abbiamo inserito pure il vetro nel porta a porta. Quindi il giovedì passa casa a casa a raccogliere il vetro porta a porta. Poi da quest'anno inseriamo pure la raccolta degli oli vegetali esausti, però non facendolo porta a porta, consegnando un contenitore casa a casa e poi con delle piccole isole ecologiche dove la gente può andare a buttare. Praticamente per entrare a regime ancora quanto manca? È tutto, noi abbiamo il massimo praticamente, abbiamo proprio il porta a porta spinto. Sì, forse la raccolta del Tetra Pak, però noi nei calendari che distribuiamo spieghiamo che se viene fatta una pulizia della busta di Tetra Pak può andare anche con la carta nel cartone, se invece è sporca lo mettiamo nell'indifferenziato. Allora, abbiamo visto che il vostro progetto della raccolta differenziata porta a porta sta andando ottimamente, sta andando. Voi avete un progetto anche volto a sensibilizzare la gente a ridurre in qualche maniera la produzione di rifiuti? Questo sarà il prossimo passo, forse la prossima amministrazione, non so se ci saremo ancora noi, però sì, questo è previsto, nel sensibilizzare la gente a comprare meno prodotti che producono rifiuti. Nel comprare più prodotti che si possono riciclare, questo è il prossimo passo, però un passo per volta è meglio. Ad esempio anche la questione del latte alla spina di cui si parla ultimamente. Sì, quindi in zona poi ci sono varie aziende che mettono quelle mucche per strada, sì, e danno il latte in l'agriservice o altre aziende. Sì. Quella è una via per... Come per ridurre, sì, la produzione di Tetra Pak. Com'è l'acqua invece, diciamo, che esce dai rubinetti? Dicono che è potabile, dalle analisi è potabile. Sì, sì, noi... anche l'acqua di rubinetto? Io personalmente bevo l'acqua del rubinetto, anche perché, diciamo, che sono contrario a quelle nelle bottiglie di plastica. Secondo me si rovina, quindi... Vabbè, nient'altro. Volevo chiedere per esempio se tu sei più per una gestione dei rifiuti a livello pubblico o privato, se hai notato qualche segreto. Ma la società che gestisce i nostri rifiuti è una società mista, pubblico e privato, e mi sembra che sinceramente funzioni. Chiaro che il privato alla fine per i mezzi e per i costi serve, nel senso che forse a volte il privato ti fa ridurre un po' i costi, una visione un po' più come manageriale e aziendalista. Invece il pubblico bisogna stargli un po' più dietro.
A volte, anche se tutto sommato funziona benissimo, sia l'Unione che la Poliservice. Ma la Poliservice.